Devi toglierti due peli dal naso da entrambi le narici. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, dite goodbye a questo futon perché finalmente domenica mi arriverà un letto vero, quindi potrò dormire su un materasso. Comunque sia, bando alle ciance e iniziamo subito con questo video. Lasciate intanto un mi piace. Volevo fare questa lista di 10 servizi che il Giappone ti può offrire, che sono veramente a dir poco inusuali, diciamo. Molti di voi, quando penseranno a servizi strani che può fornire il Giappone, magari vi verranno in mente posti come gli host club, dove potete bere con sconosciuti molto ben pagati, oppure, che ne so, i maid cafe, o anche, magari vi avevo nominato in qualche video passato, i soineya, che sono questi locali in cui tu praticamente puoi affittare qualcuno o qualcuna per dormire con te a pagamento. Non c'è nessun servizio extra, magari vi potete abbracciare, ma niente di più. Comunque, in questa lista vorrei praticamente analizzare 10 cose che sono veramente delle cose assurde che il Giappone ti offre. Allora, prima di iniziare con la lista, comunque ci tengo a precisare che queste 10 servizi non è che tutti necessariamente siano particolarmente mainstream, e spesso pure per i giapponesi stessi questi servizi possono essere alquanto inusuali. Se vi interessassero questi servizi, vi lascio in descrizione i link di tutti i posti dove voi potete usufruire di questi servizi favolosi. Allora, iniziamo con la posizione 10. Il servizio ti faccio diventare un tronista. Sì, praticamente non so se avete mai visto il film Hitch, dove c'è praticamente Will Smith che ti insegna come approcciare le donne. Ecco, qui è esattamente la stessa cosa, avrai un consulente che ti insegna come vestirti, come comportarti per diventare, diciamo, popolare con le donne. A me sembra una cosa assurda perché non credo che questa sia una cosa che si possa insegnare, però evidentemente se questo servizio c'è, ci saranno delle persone che sono disposte a spendere soldi per imparare. Posizione numero 9. No, 9. Alla posizione numero 9 troviamo il servizio Faccio i compiti al posto tuo. So che per molti studenti magari questo sembra un vero e proprio sogno, perché in effetti voi potrete assumere qualcuno che fa i compiti al posto vostro in cambio di soldi. Una cosa interessante di questo servizio è che è sorprendentemente dettagliato. Infatti potrete andare da magari una ricerchina di un bambino delle elementari fino a delle vere e proprie ricerche per magari degli studenti universitari o addirittura per dei lavoratori. Personalmente penso che un buon genitore non dovrebbe usufruire di questi servizi per i loro figli, tuttavia evidentemente c'è qualcuno che lo fa. In ottava posizione troviamo il servizio gioco ai videogiochi per te. Quando l'ho letto mi sembrava una cosa veramente assurda, però evidentemente esiste, soprattutto per i giochi di ruolo. Avete presente quei giochi che comunque magari puoi essere bravo, però per riuscire a salire di livello devi starci tante ore, e magari ci sono anche tanti lavoratori che magari stanno in ufficio 12 ore al giorno e quindi non hanno tempo per giocare, però hanno questa passione per questo videogioco, quindi assumono qualcuno dandogli le password in vari modi, insomma, per entrare in questo account e giocano praticamente al posto vostro. Tra l'altro volevo raccontarvi un piccolo aneddoto che mi è successo proprio l'altro ieri in bus. Stavo parlando con questa simpatica signora che stava giocando, penso fosse Dragon Quest, però non ne sono sicuro, comunque un videogioco per cellulari, e ha iniziato a parlarmi così, mi ha detto: "Oh, come sei bello, papà". E le ho chiesto: "Ma a che gioco giochi?". E lei fa: "No, veramente mio nipote, l'account di mio nipote, sto giocando per lui perché adesso è a scuola, quindi lo aiuto a salire di livello". Quindi mi ha fatto troppo carino che questa signora anziana aiutasse il nipote con il videogioco, mi ha fatto un po' sorridere. Servizio numero 7, amici per la pelle. Non so se vi è mai capitato di sentirvi esclusi e magari guardate il social dei vostri amici e lo confrontate col vostro e pensate: "Ma perché la mia vita è così noiosa?". Niente paura, perché da oggi potrete usufruire di questo servizio che è favoloso. Questo servizio praticamente vi proporrà degli attori, vi manderà dei veri e propri attori con i quali potrete fare delle foto magnifiche da postare sui vostri social e fingere di avere una vita anche voi. Mamma mia, che tristezza, ragazzi, dove siamo finiti? In ogni caso mi chiedo se questo servizio ha anche dei, che ne so, sconti per gli amici a lungo termine. Sesto servizio: tengo il posto al posto tuo. Oh, devo dire che questo servizio forse è il primo in questa lista che trovo vagamente utile, perché sapete, adesso che comunque siamo quasi nel periodo della fioritura di ciliegie e ho tanti amici che lavorano e quindi per fare il picnic ci devo andare nei giorni dei weekend.
e anche a caso sta lavorando, quindi comunque non possiamo andarci nei giorni della settimana. Però se vai nei weekend in questi parchi a fare questi picnic e ammirare i fiori di ciliegio che cadono, molto spesso è difficile trovare un posto carino, cioè magari ti trovi l'unico posto disponibile è quello vicino ai bidoni o quello vicino ai cessi. Quindi magari puoi pagare questo servizio che appunto ti tengono il posto al posto tuo e ti assicurano di avere un bel posto dove fare picnic. Tra l'altro questa agenzia offre anche dei servizi extra con i quali possono addirittura farvi da catering oppure buttarvi via la spazzatura dopo che voi avete finito di mangiare. Praticamente tu vai, mangi e te ne vai. Fantastico. Vi assicuro che sto seriamente pensando di usufruire di questo servizio perché mi sembra favoloso, utilissimo, giuro. Al quinto posto troviamo il servizio Alabai. Questo dico subito che si suddivide in due sottocategorie. Allora, il primo è per i lavoratori che magari hanno scelto di fare o che stanno per fare questa scelta di lavorare come host o hostess, capite? Sono quei lavori che comunque se tu sei bravo ti permettono di guadagnare comunque una grossa cifra in pochissimo tempo. Tuttavia, se fai questi lavori e poi cerchi un lavoro serio, questo lavoro può seriamente incidere sulla tua carriera lavorativa. Quindi praticamente questo servizio ti consente di iscrivere un'azienda per la quale tu fittiziamente hai lavorato, che così non ti si macchia il tuo curriculum. Il secondo tipo è se magari hai fatto qualcosa che non vuoi che il coniuge ti scopra, metti che sei uscito con una o sei uscito con uno e ti serve un alibi, questa agenzia ti permettono di crearti un alibi perfetto. Tra l'altro, ho letto cercando un po' su internet che questa agenzia offre anche dei servizi per i fittizi divorzi. Quindi magari ti assumono un attore che va a sedurre la vostra moglie o il vostro marito e così potrete avere un divorzio più vantaggioso. Questo è veramente tristissimo, però non è elencato sul sito, quindi non so se sono solo male lingue di questa azienda o se è la verità. In ogni caso, se offrono già questa tipologia di servizi, se anche facessero un altro passo, non mi sorprenderebbe assolutamente. Alla quarta posizione troviamo Leva il cerume con stile. Sapete, in Giappone ci sono molte cliniche che offrono questi servizi che ti permettono di togliere il cerume dalle orecchie. Tuttavia, sapete, molti di questi sono abbastanza noiose, il personale è vestito come delle dottoresse e a molti giapponesi la cosa non ispira particolarmente. Però, se voi unite a questo mix magari una bella donzella vestita da maid o in yukata, il tutto prende tutta un'altra sfumatura, diciamo. Tra l'altro, ti tolgono il cerume mentre voi poserete la vostra simpatica testolina sul grembo di questa dolce donzella. Sì, ragazzi, avete sentito bene. Quindi voi sarete lì così, sulle ginocchia di una gnocca, e qua vi toglieranno il cerume. Non so perché, ma tutta questa cosa mi fa un po' impressione. Però vabbè, ragazzi, tanta, tanta, tanta cultura anche nel video di oggi. Passiamo alla terza posizione. Alla terza posizione troviamo il servizio Sorry, Not So Sorry. Praticamente questo è un servizio, secondo me, forse tra i più divertenti. Praticamente in Giappone sapete che quando si fa una cappellata bisogna dire Sumimasen, o come Nasai, insomma, dipende. Tuttavia c'è da dire che comunque scusarsi è un'arte, quindi magari potreste aver bisogno di professionisti che professionalmente si scuseranno per voi. Ed è veramente difficile immaginare come posso assumere qualcuno che va a scusarsi al posto mio, però sembra che questo servizio sia particolarmente utilizzato, non tanto per le scuse personali, ma quando magari, che ne so, un'azienda ha fatto una grossa cappellata e allora mandano qualcuno come rappresentante per scusarsi per tutti loro. Il che per gli italiani sembra assurdo, ma sapete che per il Giappone non è così assurdo, cioè c'è un che di illogico in tutto quello che ho detto. In seconda posizione troviamo il servizio No Maria, io esco. Questo è un che di assurdo, secondo me, però evidentemente esiste. Avete presente quando magari, che ne so, state lavorando per un'azienda e volete licenziarvi e andare a lavorare da un'altra azienda perché magari avete ricevuto un'offerta di lavoro più vantaggiosa. Tuttavia, in Giappone diciamo che questo licenziarsi spesso molti giapponesi la vivono come un qualcosa di sbagliato, comunque sentono una forte pressione per dover dire al loro capo che lasceranno il lavoro. Quindi assumono qualcuno che lo farà al posto vostro, quindi che telefonerà o andrà a incontrare il vostro capo di lavoro per dirvi che vi volete licenziare. Dovrete comunque elaborare tutti i documenti poi necessari per lasciare il posto di lavoro. Tuttavia sembra che questa agenzia si occupi della cosa più difficile per molti lavoratori, che è appunto contattare il capo e
dire della vostra esigenza di lasciare il posto. Siamo arrivati adesso in prima posizione. In prima posizione abbiamo toccato veramente il fondo, però, perché veramente questo servizio ha un che di assurdo a dir poco. Comunque è il servizio e levate quel pelo. Ragazzi, non so se vi è mai capitato, ma sapete che ogni tanto ci sono quegli amici che hanno quei 1, 2, 3 peletti che gli escono dal naso. E possono anche essere molto fastidiosi, magari state parlando, state facendo anche una discussione molto interessante, ma voi siete concentrati a guardare quei peli che penzolano dal loro naso. Però non sapete come dirlo perché non volete ferire i sentimenti di questa persona. Quindi cosa fate? Assumete questa agenzia che manderà in via del tutto anonima una lettera alla persona interessata e dirà che deve togliersi quei peli. Tra l'altro queste lettere sono anche mandate in modo super dettagliato, potrete scegliere il tono con cui mandarlo, se è più pacato o più, diciamo, diretto, e soprattutto quale delle due narici ha questo problema e quanti sono i peli che penzolano e che devono essere rimossi. Oddio! Questa azienda ha affermato che da quando ha aperto questo servizio ha tolto ben 500.000 peli dal naso di persone che erano affette da questo problema veramente grave. Io, ragazzi, non so più cosa dire, giuro che dopo questa... Vabbè, ragazzi, in ogni caso spero che questo video vi abbia intrattenuto. Io, ragazzi, non ci credo che esistano tutti questi servizi. Comunque, ragazzi, vi assicuro che esistono. Vi lascerò i link in descrizione di tutti i vari servizi e ditemi quale di questi servizi usereste di più. Il mio preferito e l'unico che forse potrei pensare di usare è quello di tenere il posto. Comunque ho deciso di usare anche il servizio numero 1 e infatti manderò al mio amico Soul Mafia proprio questi mail per chiedergli di rimuovere dei peli dal naso perché mi infastidiscono, e esattamente sono 2 peli dalla narice sinistra. In ogni caso, ragazzi, lasciate un mi piace se volete altri video così e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio da Seba, ciao! Bene ragazzi, siamo arrivati al momento clou di questo video, perché mi trovo sul sito quello che puoi dire ai tuoi amici o nemici di togliersi dei peli dal naso, come potete vedere. Quindi adesso ho deciso di scrivere a Soul Mafia di togliersi i peli dalla narice sinistra, vedete? Così poi saremmo felici e contenti e non dovrò più fissare i peli che gli escono dal naso. Quindi qua mi sono preparato già, il nome di Soul Mafia è Marco Ferrara, ovviamente questa email sarà mandata in modo del tutto anonimo. Questa è la sua email, ho già scritto che deve toglierselo dal... se facciamo da entrambi i lati, da entrambe le radici, ne ha 2 peli per narice che deve togliersi. Cos'è la mia relazione con la persona interessata? Siamo colleghi, direi. Diciamoglielo in modo aggressivo. Ok, inviamo adesso le mail a Soul Mafia e scopriamo se nel prossimo video si toglierà i peli dal naso. Via! Ciao, ascolta, volevo dirti che se ti arriva un'email in giapponese con scritto Marco Ferrara, eccetera, te l'ho inviata io. So che dovrebbe essere anonimo questo servizio, però te lo dico perché so che sei ignorante, non parli giapponese. Quindi praticamente è un servizio che ti consente di dire ai tuoi amici o nemici, come in questo caso, se gli escono magari dei peli dal naso e da quale narice. E io te l'ho inviata dicendoti che devi toglierti 2 peli dal naso da entrambe le narici. E niente, volevo vedere se funzionava. Io, Serafini, ormai ho smesso di cercare di capirti, sinceramente. Ciao! Konaki, siamo Konaki oggi e siamo al 45esimo piano del Keio Hotel e stiamo facendo l'afternoon tea. Guardate che meraviglia! 50 euro di afternoon tea. Merenda più elaborata qui al bar di Muji, con questo caffè, un po' di pollo fritto e tante cose strane. Ok. Continua la nostra seratina, adesso ci siamo spostati a Golden Guy e guardate chi c'è anche. A caso! Kanpai! Do you think it's like actually a big deal here? Coronavirus. What? What do I need to do? Okay,
Gosh, your zoom-ins are so like... Ecco qua, sono da Koshi a tagliare i capelli. Bene, oggi siamo a cena con Sadako. Sadakatsu. Bene, guardate che bontà. Oh, ragazzi, che bontà, guardate che cosa è arrivato. Mamma mia, mentaiko cheese. Sori, buon appetito.